La tua autoimmagine costituisce una personalità. La sofferenza è necessaria per crescere in consapevolezza. Per amare gli altri dobbiamo necessariamente amare noi stessi. La monogamia non è una caratteristica femminile ma infantile. Il controllo della mente consiste nel controllo del pensiero. Lo stato di adulto consiste nella solitudine e nell'autoaffermazione. Sono le diverse situazioni ambientali ad attivare le nostre diverse personalità. Noi non vediamo la realtà, ma la nostra interpretazione della realtà. L'amore vero è fatto di tolleranza, accettazione, perdono, compassione e dedizione. Gli adulti non si eccitano con la bellezza ma con la lascivia. Il pensiero che non dà luogo all'azione è una sega mentale. Essere un Buddha significa mantenersi sereno in ogni circostanza e amare gli altri. La nostra serenità non dipende dalle situazioni, ma dalla nostra reazione a esse. L'aspettativa, dopo la paura, è lo stato mentale più frequente nel bambino. Ciò che la donna cerca in un uomo è la sua capacità di dominare l'ambiente. Se noi amiamo noi stessi, noi siamo soddisfatti, siamo allegri, siamo gioiosi, siamo felici. La felicità sta nell'essere indipendente e nel risolvere i propri problemi da solo. Il retto pensiero consiste nella eliminazione del pensiero negativo e nella costruzione del pensiero positivo. Tu sei bella, qualunque sia il tuo stato, se ti credi e ti senti bella. Il pensiero di problemi non reali è la sega mentale più malefica. Qualunque impedimento, anche autogenerato, al soddisfacimento delle proprie esigenze fisiche, mentali o affettive si paga. L'amicizia è una stima reciproca, un rispetto reciproco, una disponibilità reciproca ma nell'assoluta reciproca libertà. Il pensiero è la causa principale della nostra sofferenza, l'essenza stessa della sega mentale. Possiamo anche avere sbagliato, ma sbagliamo ancora se ci deprimiamo invece di trarne un insegnamento. Quando tu dai agli altri la colpa della tua sofferenza, compi un errore fondamentale. La concentrazione dell'attenzione sul mantra e sulla respirazione inibisce la produzione di pensiero involontario.
Esiste una legge psicologica inesorabile. Nessuno può far soffrire nessuno. Ognuno è rigorosamente causa della propria sofferenza. Il comportamento che evidenzia incontrovertibilmente la personalità infantile è l'aspettarsi sempre qualcosa da qualsiasi rapporto. È tipico del depresso non fare niente ma aspettarsi che gli altri facciano qualcosa per lui. Essere capaci di essere genitori vuol dire essere capaci di capire, di accettare, di perdonare, di confortare, di aiutare. Da una parte una persona egoista, profittatrice e prevaricatrice. Dall'altra una persona dura ma autonoma ed efficiente. L'innamorato è la persona più debole dell'universo perché la sua felicità dipende dalla presenza e dalla disponibilità della persona amata. Solo quando una persona ti piace com'è, con tutti i suoi difetti, puoi dire di amarla. Ciò che muove i tuoi pensieri, le tue emozioni e il tuo comportamento è la tua autoimmagine. Noi siamo dominati da tutto quello con cui ci identifichiamo e dominiamo tutto quello da cui ci disidentifichiamo. Non c'è niente di più meraviglioso, infatti, per un uomo, di una donna che fa bene l'amore. Fisiologicamente, la sofferenza, sia fisica che mentale, consiste in uno stato di contrazione muscolare in qualche parte del nostro corpo. Rimuginano sul passato e su quanta paura hanno avuto. Rimuginano sul futuro e su quanta paura possono avere. Rimuginano sempre. E, la nostra autoimmagine che determina i nostri comportamenti, i nostri pensieri e le nostre emozioni. La colpa esiste soltanto se tu compi il male sapendo che è male e con la precisa intenzione di compierlo. La retta conoscenza, illuminazione, consiste nella consapevolezza che le cose e le persone cambiano continuamente e sono tutte collegate fra loro. La visualizzazione guidata deve essere vissuta in un'atmosfera psicologica carismatica e suggestiva, ma nello stesso tempo estremamente rassicurante. A volte il nostro cervello decide che non vi è nessun pericolo in cose pericolosissime e vede pericoli mortali in cose assolutamente innocue. Quando l'essere umano si è civilizzato, ha eliminato i pericoli fisici dell'ambiente ma ha creato dei nemici ben più pericolosi dentro il suo cervello. Quello che impedisce il superamento della personalità infantile è la mancanza o la non sicurezza dell'amore e quindi della protezione del genitore. Colpire il bersaglio è soltanto questione di tempo. L'importante è vederlo chiaramente in modo da sapere esattamente in quale direzione scagliare le frecce.
Tutte le volte che non hai davanti materialmente ciò di cui hai paura, si tratta di una paura immaginaria, cioè di una sega mentale. Cosa vuoi farci? Così va la vita. Che scopri che potevi fare a meno di fare una cosa soltanto dopo che l'hai fatta. Un adulto, uno stronzo, conta sempre su se stesso e mai su qualcosa al di fuori di sé, per affrontare le difficoltà. Con l'allontanamento dai genitori, o meglio con il vissuto di uno stato di assoluta solitudine, si ha il passaggio dallo stato infantile allo stato adulto.